Io sono Simone. Io sono Kevin. Io sono Enrico. E insieme siamo i Free Boys. Guardo i giorni lenti andare via, mentre festeggio già 2 mesi di malinconia. L'ultima pagina è il nostro primo singolo, il singolo che ha anticipato l'album dedicato a. È un brano che parla appunto di un amore che è finito, che però lascia comunque delle tracce, dei segni sulla pelle, come un tatuaggio, dice proprio la canzone, indelebili io direi, che ricordano e riportano alla storia che è appena finita. Sulla mia pelle i segni di un passaggio, appiccicato al frigo un ultimo messaggio. Se piango non è più per te, se rido non è più per te, non sono più parte di te. E questa è l'ultima pagina. Sì, è dedicato a... Allora, è stata una dedica molto ampia. In generale è dedicato alle nostre fan, alle Free Girls, anche ai nostri fan. E poi lo dedichiamo anche un po' a noi stessi, perché noi ci abbiamo lavorato tanto e perché siamo noi i diretti interessati che vogliono realizzare un grande sogno. Se vinco non è più per te, se perdo non è più per te, tu non sei più parte di me. E questa è l'ultima pagina. Allora, noi tre ci siamo conosciuti a Io Canto. Io avevo 12 anni, loro sono un anno più grande di me, quindi 13, comunque eravamo piccolissimi. E poi alla fine abbiamo detto: perché non ci uniamo noi tre e formiamo questo gruppo? E poi dopo gli EP e il disco Party Mega siamo andati a X Factor e lì, poi da lì, insomma, è iniziato il nostro nuovo percorso, è segnato l'inizio di qualcos'altro. Non immagini i ricordi quanto male fanno, non immagini le foto del tuo compleanno. Se non fossimo amici niente sarebbe vero, sarebbe tutto un pacco. Io e Kevin viviamo anche insieme, condividiamo veramente qualsiasi cosa, cuciniamo la pasta insieme, ci tiriamo le pentole, ci tiriamo le posate, tutto. Mobili pure. Ci siamo trovati nel periodo della registrazione dell'album e anche di alcuni concerti, proprio nel periodo più impegnativo scolastico, che è il mese di maggio, dove praticamente mettono tutte verifiche, interrogazioni. E quindi ci siamo trovati anche parecchie volte, ci aiutavamo a vicenda a studiare storia. Penso che il prossimo anno, che io e lui avremo la maturità, ci porteremo i libri direttamente sul palco, così che potremo anche farci aiutare dai nostri sostenitori, no? Chiederemo, sì. Loro ci faranno le domande e noi risponderemo, cioè quindi sarà un'interrogazione live. Questa è una proposta molto interessante che potremo portare. Sì, molto. Diciamo che la domanda fino a prima di X Factor era com'è Gerry Scotti, no? Adesso invece ci chiedono com'è Simone Ventura. Siamo amici, ci racconta tutte le cose che fa, le sue diete, che va in palestra, i suoi sport. Ci dà molti consigli anche a questo livello. Infatti io ho iniziato ad andare in palestra e a farmi le diete anch'io. Tutto quanto si è fermato, non ricordo quando quel momento maledetto tutti i nostri sogni infranto. Vorremmo poter un giorno magari dire tra 10 anni: ah, che bello, sto facendo quello che volevo fare 10 anni fa. Se piango non è più per te, se rido non è più per te, non sono più parte di te. E questa è l'ultima pagina. Se vinco non è più per te, se perdo non è più per te, tu non sei più parte di me. E questa è l'ultima pagina. Un saluto a Fanpage dai Free Boys. Ciao ciao, ciao.